Se io te lo tiro qua, ok, è questo. Se io giro l'anca, porco zio, madonna. Se uno mette l'anca, no, ma ti schioda. Schioda, cazzo. L'anca deve spingere il pugno verso l'alto, ok, a prendere il fegato. Tiralo, ok. Ok, vacca. Hai trovato la tua distanza. Mi stavi dicendo prima una cosa molto importante, di un errore che molte volte faccio, che è quello al sacco, che vado a spingere troppo. Vai a chiudere troppo il braccio, quindi praticamente col dorso vai a spingere il sacco, ok, in chiusura. Dammi questo gancio in testa. Gancio? Mm-hmm. Ok. Boom. Forte. Ah, ok. Al massimo. Ok. Boom. Al massimo, ho detto. Io sto andando al massimo. Vai. Ah! Ecco, adesso, invece di tirarlo così, sì, allargando, sì, spingi l'anca verso di me e poi lascia partire il colpo. Spingo prima l'anca e poi il colpo? Sì. O... Sente di più? Guarda. Veramente? Ma che magia è? Madonna. Come ho fatto? Cioè, tu dici prima, dalla posizione di guardia, mm-hmm, giro prima l'anca, ok? Movimento questo. Nello stesso momento fai lancia il destro, il. Ok, sì, sì, il gancio, sì, sinistro. Sì. Si sente? Di più? Quindi cos'è che sbaglio? Quando io tiro il gancio così è più a schiaffo, vero? È la differenza fra KO, guarda, senti. Vai, vai, vai. Allora, se io te lo tiro qua, ok, è questo. Se io giro l'anca. Porco zio, madonna. Ah, boia. Cioè, ti giuro, è un altro colpo. L'orecchio. È un altro colpo. Decisamente. Perché se... potresti rifarlo. Io... Perché la. Va, la... Vai, rifacciamo la cosa. Ok. Vai, vai, vai. Ok. È questo. Di anca. Sento una cosa particolare che arriva proprio. Il peso. Non so. Sì, non arriva il colpo esplosivo, arriva proprio il camion. Dovresti vederlo da. Come fuori. Se ti arriva boom. Una, sì, un treno in testa. Bravo, esatto. È quello. Mentre invece io tendo a fare molto più alla. Forse l'influenza di guardare Ryan Garcia come tira il suo gancio. Sta roba qua che mi. Ma lui lo tira veloce e va a prendere in mento. E okay. Su quanti colpi che tira Ryan Garcia lo mandano KO al primo? Vabbè, sì, sì, sì. Veramente pochi. Invece se. Boom! Arriva, anche se sei in guardia lo senti che ti stona. La differenza tra mandare KO uno con un montante al fegato e dargli una botta è semplicemente nell'anca, perché l'anca deve spingere il pugno verso l'alto. Ok. A prendere il fegato. Io farei provare a Rookie un po' quello che hai fatto provare a me, il colpo. Mettiti in guardia e senti la differenza col giro dell'anca. Colpo normale, come lo facevi prima, come l'hai fatto prima. Il gancio che tutti tirano è questo. Ok, okay. Che è anche abbastanza già così forte. È pesantissimo. Ok. Se uno mette l'anca. No, ma ti schioda. Ti schioda, cazzo. Impressioni? No, ti schioda. Fa abbastanza malino, no? No, raga, vi stacca la testa e non l'ha tirato al massimo, no? No, ma non serve tirarlo al massimo, serve tirarlo sciolto, perché poi non si deve vedere. Per farti capire, ci ho visto un come si messo aspetto luce un secondo. Che ragazzi. Poi, se hai notato, si vede anche meno. Sì, lo vedi meno partire, perché quando parti normalmente di gancio, tu guardi la spalla e la vedi girare. Esatto. Quando gira prima l'anca, il pugno parte in avanti. Giro l'anca e spingo il gomito. Però... arriva in contemporanea o parte un nanosecondo prima l'anca e poi arriva? Io ho due scelte. Questa. Ok. Questa. Ok. In realtà tre. E questa. Ok. Tu non saprai mai se è diretto, gancio o certo. Montante. Però quando l'ho lanciato con l'anca, io ho portato tutto il peso su questo colpo qua. Ok. Quindi notare che il piede non è girato.
il ginocchio in tre ruota, perché l'anca ruota verso l'interno, quindi se non mi voglio spezzare un ginocchio e non dislocare un l'anca per forza il ginocchio. Ok. In questo modo il peso corporeo è tutto sull'alluce. Okay. Che lo spingo e lo trasmetto sul pugno. Quello però non capisco solo una cosa del movimento. Tu anticipi con l'anca un nanosecondo e poi arriva il colpo, o è tutto un blocco unico? Pensa di dover spingere il gomito con l'anca. Cioè, non riesco più a darlo. Cioè, allora, il mio colpo è questo. Il mio colpo è questo. Non normale, cioè, come lo porto di solito. È questo qua il movimento o c'è qualcosa che devo cambiare? Ah, te lo potresti fare a rallenti poi questa cosa qui, e noteresti che lui, la sua anca prima gira qua, il gomito rimane dietro e poi parte il braccio. Ok, ed è sbagliato questo? Sì, perché qui c'è metà del peso qui e un'altra metà qua. Ok, invece devo... ok. Poi quando fai partire il coso, prende velocità. Certo, perché è come un elastico. Ma alla fine è solo il peso del braccio, perché anch'io se fo una cosa del genere, ok, è questa. Invece se io giro l'anca e vedi come il braccio va insieme, ok, porco zio, non è facile, cioè, ti giuro, ma è assurda questa cosa. No, ma mi fa male le orecchie. Vai, insegniamo a Luchi a fare questo. Allora, io anticipo, okay. Cioè, io faccio questo prima, vado prima con l'anca e poi parte il pugno. Questa cosa qua. Adesso salda il braccio qua e spingi. Da qua tieni dritto, intraruoti un po' e quelli che... Puoi ruotare in fondo. Non riesco più a darlo. Però senti, è differente il suono. È stato diverso, è vero. Caboia. Non è facile. Adesso spingi sull'alluce. Ok. Diverso. Ok, sì, è vero. Adesso fai mezzo passo indietro, tiralo. Ok. Ok, vacca. Hai trovato la tua distanza. Come ti stai trovando, Ruki? Hai imparato a tirare il gancio. Sono un mezzo passo indietro, ma mezzo, raga. Cioè, mi ha cambiato tutto. Pensa a te, che cazzo devo mai tirato fuori. Devi trovare la tua distanza, non tutti hanno la propria. Cioè, sto troppo vicino. Tanti insegnano a tirare i ganci così, che può andare anche bene con la testa attaccata al sacco, bam bam bam. Ma se vuoi veramente far male, devi trovare la tua distanza. Io se sono qui, sono 1,72 m, per me questo, vedi, apro troppo il braccio. Sì, certo, è troppo lungo. Non ha senso, cioè magari c'ho il colpo forte perché c'ho le braccia forti, ma per tirare il gancio la mia distanza è questa. Certo, che poi è il classico gomito 90, perché... Sì. Ok, sì. La mia distanza forte è questa qua. Qua sono già in clinch. C'è da dire che questa roba qua parte dalla scuola, poi, perché noi abbiamo un sistema scolastico che è incentrato su tutto, tranne che sull'insegnamento vero e proprio. Cioè, non abbiamo una cultura sullo sport, né sull'alimentazione. Cioè, tu quando esci hai imparato questo. Ah, cazzo, che bello, so quando è nato Napoleone. Cioè, che cazzo ti serve? Ho imparato le barbabietole da zucchero. Lo vedi in America com'è? Si sostengono anche l'un l'altro, cioè, c'è molta meno invidia rispetto a qua. Lo sport è un punto centrale, addirittura si contendono gli alunni, cioè comunque gli studenti, per le qualità sportive spesso, non tanto per una qualità, non so, su una particolare materia, e questo ti fa capire un sacco di cose. Ma mi fa capire anche quando vado in live su TikTok, no? Magari c'ho in chat 500-600 persone e il 90% delle persone che ho in chat sono ragazzi molto giovani e non sanno nulla. Cioè, chiedono delle robe veramente basilari che se dovessi chiedere a uno studente americano di 15 anni ti chiede se sei stupido oppure se mangi sassi. Della serie, ma saltare la corda serve? E se, sì, robe del genere, oppure ma correre serve un cazzo? Magrire. Cioè, serve un cazzo? Diciamolo, perché... Non serve un cazzo? No, che cazzo fai? Stai così? Poi il match fai così, arrivi, devi tirare il colpo, ta. E ogni volta che ta l'altro pam in faccia. È molto importante, perché non tanti tengono in considerazione questa cosa del saltare la corda, che va bene all'inizio per condizionare le spalle e imparare comunque la coordinazione, il timing, la coordinazione. Imparare ma una volta che l'hai imparato, addirittura certi pugili professionisti hanno dichiarato che loro per scaldarsi non usano quello. No, perché alla fine quando la fai da tanto tempo non ti scaldi più neanche velocemente. Cioè, se una cosa non la fai mai e ti metti a fare la corda dal nulla, non l'hai mai fatta, duri fatica, quindi sudi e ti riscaldi. Ma se è una cosa che fai sempre, alla fine non ti riscaldi. Se servono 12 round di corda per riscaldarti, hai speso 12 round, quindi facciamo 3 per 10, 30, più 2, 36, più il minuto di riposo, hai speso 45 minuti e non hai fatto un cazzo. Di nulla. Cioè, e ti sei levato energie per magari fare un'altra cosa.
più importante. Verissimo, il problema è che con le nozioni che abbiamo, cioè noi vinciamo tra di noi. Nel senso, molta gente si allena veramente a caso. E il problema è che dice, ah, io ho vinto contro questo. Hai vinto con uno che si allena a caso come te. Però quando vai contro gente che si allena con un programma strutturato seriamente, specialmente nei tempi moderni che abbiamo le attrezzature, le conoscenze rispetto a 20 anni fa, è un'altra storia, completamente un altro livello. Domanda sulla cosa del fatto che anticipo l'anca, anche perché è una cosa che ogni tanto lo vedo fare anche da Canelo, a me viene proprio, cioè io lancio, non lo fa. È una cosa sbagliata in caso su, cioè, anticipare con l'anca, cioè, posso gestirmi su tutte e due, nel senso magari una volta voglio schioppare anticipando l'anca, un'altra volta come dici tu. Allora lui anticipa l'anca, però avendo un'altra distanza, anticipa l'anca poi da questo momento qua, sì, questa parte qui e questa diventano una e la lancia insieme. Ah ok, ok, invece io lancio il braccio. Tu lanci, basta, solo il braccio. Io carico e poi ormai boom, parte solo. Ah ho capito, faccio solo questo. Ah, esatto, braccio. Invece lui, lui comunque ritrasmette la parte del peso, okay, continua, quindi continua. Fa uno, bam, non va così, ok, sì. Cazzi, scomodo. Perché il punto fondamentale di box, allora, la box professionistica rispetto alla box dilettantistica, cos'ha? Intanto che la box dilettantistica non vale il KO. Cioè tu puoi mandare KO uno, l'altro ti, si rialza, ti legna di legnate, ok, ti, per numero di colpi vince lui, non solo il match ma anche il round. Quindi non ti contano il KO? Non lo contano, ti, okay, non è contato. Mentre nella box professionistica, se io ti mando KO, intanto già è un punto meno per te. Ok. Tu hai 9, io ho 10. Okay. Quando KO due volte, tu hai 8, io ho 10. Secondo di poi, non conta il volume dei colpi, contano il volume dei power punch, cioè i colpi che fanno male. Col cambio regolamento, perché una volta contavano anche i... mi pare nella box professionistica, boh, forse sì, ma forse comunque una volta. Sono sempre pugni che vanno a portare KO l'avversario, okay. Non vai a vincere per numero di punti o quella cosa che è tipo karate point, che fai così, okay, e lo tocchi e basta, cioè, okay, devi far danno all'avversario, perché poi ti trovi della gente che è preparata fisicamente, che incassa e viene avanti, okay, e smulinella, ah, certo, finché non ti manda KO. Nella box professionistica, a differenza della box dilettantistica, è molto importante saper portare il peso corporeo sul colpo, okay, che sia su un jab, okay, che sia un diretto, okay, o che sia un gancio, un montante, un colpo al fegato, qualsiasi cosa. Sono colpi che devono essere diversi, non possono essere allenati come se tu stessi facendo una preparazione per un match dilettantistico, okay. Primo perché sono molte più riprese, vai da 6 a 12, e poi perché il volume, l'intenzione di mandare KO all'avversario è più alta, quindi la dispersione energetica è maggiore. Più forte tiri, più c'è una botta di ritorno sul tuo corpo, e questa botta ti leva fiato. Al piede lo giriamo o non lo giriamo? Piede è così. Perché se non giri tutto a 360 gradi non vale. E comunque non te lo danno il gancio, ti fallo. Il doppio gancio si può tirare. Il gancio a chiusura proprio. No, io pensavo quello tipo il doppio gancio da una parte e dall'altra. Oppure questo, che è ancora meglio, quello stomaco testa allo stesso tempo. Quello qualcuno l'ha fatto. Anche il doppio gancio, qualcuno l'ha fatto. Pacquiao contro... Pacquiao contro Margarito. Sì, perché a un certo punto lei ha detto 3-2-2 finché non diventano dispari. Pacquiao. Io vi metto davanti questa problematica qua, che questa è la problematica maggiore secondo me negli sport da combattimento. Noi abbiamo a volte dei grandissimi atleti che vediamo vincano dei match importantissimi, anche vincono il match, dopo perdono. Guarda i grandi campioni americani o cosa, fanno sempre strisce vincenti 2, 4, 6, 8 match, durano lungo. Questo perché è un lavoro strutturato. I match che vincono spesso gli italiani veramente è perché escano dagli schemi
tirano fuori quel coniglio dal cappello che ti manda KO l'altro magari. Okay. Ma non è una cosa magari studiata, è una cosa che gli è venuta lì per lì, non replicabile in 10 match. Quindi magari hai vinto con uno fortissimo, ma se poi gli altri 9 li perdi, cioè come sei uscito dal dimenticatoio ci ritorni. Guarda come diventa... Come il montante alla Canelo, perché non l'ho capito. Dritto. A martello al contrario. Ah, così entra in guardia. Mm-hmm. Spezza la guardia. E poi è più veloce. No, questa è proprio... Te la sapevi questa? Tabula rasa. Ma se lo vedete nei pad, lui lo fa sempre. Pa, 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 pa. Pensa a te. No, ma zero, proprio questa non l'avevo notata. Il primo lo dà sempre pum, 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 pum. Ah, quindi riprende il gancio che lui fa, pam pam pam, da qua riprende, pam pam pam. Allora, mettiti in guardia. Sì. Uno, due, tre. Apre, bam, 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 bam. Ok, tanto tutti sui denti. Hai voglia di fargli male per vedere se... No, no, no! Sto buttando giù tutti i dentini. No, no, stasera per cena incisivi. Buoni, cazzo. Al vapore. Al vapore. Incisioni. Okay, in fuori i denti. Pensate, quindi... Ah, bah, 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 riprende il sinistro. Uh-huh. Te la fai con una scioltezza perché io non ho. È più semplice di quello che credi. Ah, ci fai molli proprio le braccia. Quante volte l'ha provato adesso a casa questo? Prima di venire qua. Una valanga, una valanga. In realtà è molto che non lo fa, sono più lento. Sennò quel timing lì. Molto più lento. Prima no, perché tu mi dicevi, no, tu combattevi, per che categoria combattevi te? 70 kg. Ma senti la differenza dai 70 kg adesso ai 90 che c'è adesso, a livello di velocità, movimento? A livello di velocità e movimento no, la sento a livello di volume di lavoro, cioè che quando mi allenavo ero veloce anche a 88-85 kg, ora non mi alleno da tanto, sarà quasi da quando sono a Dubai che mi alleno male, poco, e sono molto 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 più lento, meno sciolto, c'ho meno forza, molta meno forza. Meno male. Sarà tipo al 50% rispetto a prima. Perché poi il colpo non è una questione muscolare, è una questione di scioltezza del movimento. Se sei rigido non riesci ad esplodere. Esatto, se molti c'hai... pensano che più tiro pesanti, il coso imbriccato. Dopo un po' che tu ti alleni male, cosa succede? Che la parte lombare si blocca. Sì. E se si blocca la parte lombare, praticamente hai levato la metà della trasmissione del colpo. Infatti, quando mi hai detto si è migliorato sul gancio, è perché è sotto. Ecco, nell'iride. Sta guardando se ci sono ancora i denti. Non so quello che ho già fatto, sono sarco. Quando ho ricominciato a boxare seriamente, avevo bloccato la parte sotto. Quando ho risbloccato l'anca in questo periodo qua, che sono ancora un po' inchiodata. Però è meglio, il gancio mi è rinato. Sì, infatti si sente un altro rumore quando al sacco. Ah, ma lo sento proprio. Quando appoggio, dico cazzo, quasi come il destro. Quasi, perché no, no, più forte. Più forte il sinistro che il destro? Sembra di sì. Porco zio. Mi stai inquadrando le palle o sono che inquadri in basso? Che lo stai inquadrando? No, tipo, come Eric Dragolugno. Che è più vicino! Io sono abituato, quando fo cardio in palestra, metto le cuffie e guardo i video dei coach. C'era il coach di Canelo che parlava e diceva: ogni match che noi facciamo, noi cambiamo strategia anche se è contro lo stesso pugile. Perché cerchiamo di avere un lavoro che ci porta a crescere come pugile, come professionista, come legacy e tutto. Infatti Canelo, primo match con Gigi l'ha fatto in un modo, il secondo l'ha fatto in un altro. E il terzo in un altro ancora. E il terzo in un altro ancora. E Gigi ha fatto sempre lo stesso match e ha sempre perso. È vero. No, per tutte questa non l'avevo notata, però ora penso sì. È vero, Gigi ha combattuto tre match allo stesso modo, che non ha cambiato tutto. Lui ha sempre avuto la stessa tattica ogni volta. Il suo stesso modo di... È con lo stesso pugile che affronti, lo stesso pugile, non è mica facile. Che te pensi che quello venga a farti lo stesso match dell'altra volta? Quando ti cambia tutte le carte in tavola e ti trovi davanti un altro pugile completamente diverso. È complicato combattere con uno così. Ecco perché cambiano poi metodologia ogni volta, perché l'altro pensa, ok, l'altra volta non ha fregato in questo modo, me lo frego io. Ti si presenta lo stesso pugile che combatti in modo totalmente diverso. Cioè, hai preso un'inchiappettata che metà basta. È tanta roba. La gente dice Canelo ha perso contro Bivol, è irraggiungibile qui e là. Ma avete visto il braccio destro di Bivol? Era devastato, era viola. Era viola? Sì. Se lo prendeva in bocca. No, no, gli staccava. Ma siccome non ha usato quel braccio per una settimana. Cioè, quindi vuol dire che la potenza del colpo c'è per fare quella categoria. Ha semplicemente sbagliato il game plan. Lui ha sempre fatto quel game plan, voleva andare indietro, schivare come fa sempre, su uno che
gli scrivi un colpo, te ne metto due, me ne scrivi due, te ne metto quattro, me ne scrivi quattro, te ne metto otto, finché non ti prendo. E continuava ad andare avanti, mentre era Canelo che doveva pressare lui per mandarlo indietro, perché era più lungo, aveva già il reach control, il reach advance ce l'aveva lui. E quindi dovevi chiuderlo, probabilmente. Ora so che lo vuole riaffrontare un'altra volta, quindi penso che vedremo un altro match rispetto a quello che ha. Buone chance secondo te? Secondo me sì, secondo me Canelo ha di buone chance anche in quella categoria lì, contro Bivol, contro altri pugili non lo so.